Buongiorno, con questo video vi vogliamo introdurre in una nuova rubrica dedicata al mondo dei viaggi. Io sono Fabio. Ed io sono Giulia. E oggi vi daremo un po' di informazioni, un po' di consigli utili per come andare in vacanza in famiglia con un budget di 1000 euro. Non una maxi famiglia, una famiglia di due adulti, due bambini, magari anche due bambini piccoli. Ci sono alcuni strumenti che vi possono permettere di viaggiare e risparmiare un po' e quindi contenere il budget sotto i 1000 euro. Iniziamo subito a darli. Sì. Prima di tutto, prenotare in anticipo. Perché? Perché ovviamente online si trovano tantissimi codici sconto che potete utilizzare per prenotare la vacanza, ma addirittura le strutture, se prenotate un anno per l'altro, vi possono fornire ovviamente o mantenere il prezzo dell'anno prima o fornire una grossa agevolazione. Le migliori offerte si trovano sempre in anticipo, pertanto 6 mesi, 7 mesi, anche un anno prima se ne avete la possibilità. Il secondo strumento che vi permette di risparmiare notevolmente è destagionalizzare. Cosa vuol dire? Che invece di partire come tutti noi facciamo il 15 agosto per la vacanza di Ferragosto, magari partiamo a giugno o a settembre, stessa cosa per le vacanze invernali. Chiaramente i prezzi migliori si hanno nei mesi non di massimo afflusso. Questo magari è una sorta di tautologia, lo sappiamo, ma... Insomma ci permette di risparmiare, appunto, partire in periodi non di alta stagione. Un altro strumento che ci insegna il popolo del nord è di utilizzare l'auto per spostarsi. Ovviamente è molto più comodo l'aereo, ovviamente se dobbiamo andare da un'altra parte del mondo è l'unico mezzo che magari abbiamo a disposizione. Anche a livello di sicurezza, sicuramente. Però se dobbiamo raggiungere mete abbastanza abbordabili, sicuramente la macchina vi permette di risparmiare notevolmente. Conti alla mano, conviene, specialmente se viaggiate in famiglia con due o tre bambini. Scegliete delle mete che non siano delle mete top. Se voglio andare in Salento non andrò a prenotare un villaggio a Torre dell'Orso dove sicuramente il prezzo è molto elevato perché la meta è molto gettonata, ma vado a scegliere magari il paese vicino. Lo stesso discorso vale se voglio prenotare una vacanza in famiglia con i bambini in Trentino. Non sceglierò la località super top galattica. Non sceglierò Ortisei, ma magari sceglierò un paese vicino, meno conosciuto e più, diciamo, economico. Assolutamente, non solo più economico, ma soprattutto con la possibilità di fare le stesse attrazioni, le stesse passeggiate, le stesse visite, semplicemente magari non stando in quel determinato posto. Un'altra cosa che vi permette un po' di contenere i costi è di trovare delle mete alternative. Noi popolo italiano siamo un popolo di abitudinari, quindi cerchiamo di andare, di partire sempre nelle stesse date e andiamo sempre nelle stesse destinazioni. Se noi cerchiamo di partire in date diverse e in destinazioni diverse, questo potrebbe essere un utile strumento per contenere i costi. Sul web trovate un sacco di informazioni, un sacco di località meno conosciute, ma che sapranno sicuramente darvi degli spunti fantastici per vivere una vacanza in famiglia. E magari hanno anche più servizi, non è detto che la località meno conosciuta ha meno servizi e meno attrazioni. Esatto, e dove andiamo a dormire? Dipende, nel senso che con un early booking potete trovare un villaggio che vi darà l'all inclusive a un ottimo prezzo. Viceversa, se decidete di partire dall'oggi a domani, potrebbe essere la soluzione migliore per risparmiare un appartamento. Considerate sempre che le soluzioni indipendenti come l'appartamento o la casetta mobile in campeggio, che sicuramente è una soluzione da valutare per contenere i costi, dovete nel pacchetto, diciamo, vacanza considerare anche le spese aggiuntive, quindi eventuali servizi o eventuali costi di pranzi. Degli ottimi alloggi per risparmiare, per stare in questo budget di 1000 euro potrebbe essere l'ostello, potrebbe essere anche il campeggio, perché per andare in campeggio al giorno d'oggi non serve molta attrezzatura, ci sono le case mobili e nei periodi di bassa stagione ci sono delle ottime offerte. Soprattutto, una cosa importante da dire, nelle case mobili, quando prendete in affitto la casa mobile pagate a notte, ma pagate a notte non a persona ma per l'intera casetta, e spesso Esatto. C'è l'opportunità di starci dentro in 4, 5, 6 e addirittura 7 persone. Per quindi potete portarvi anche i nonni. I nonni, lo zio, gli amici dei figli. La babysitter, perché no? Ultimo consiglio. Ultimo consiglio, no, volevo fare solo un appunto, solo un attimo, ti interrompo. Gli ostelli in Europa, magari in Italia, non sono tanto diffusi, sono ostelli familiari, quindi sono un pari 3 stelle, diciamo, di un hotel. Molto sì. Spesso hanno tantissimi servizi e molto spesso hanno i costi contenuti.
ci sono le camere con il bagno, non si dorme in camerata, praticamente quasi un albergo, semplicemente con dei servizi magari ridotti, c'è il self-service invece che il servizio al tavolo, esatto, e tutto cose di questo tipo, magari ci si deve fare il letto, però magari qualcosa si può rinunciare e restare nel budget prefissato. Questi sono i nostri consigli per organizzare una vacanza con un budget di 1000 euro. Ci ritroviamo qui col prossimo video in questa rubrica dedicata ai viaggi, quindi ciao, vi ragazzi, salutiamo. Vi salutiamo, ciao. Alla prossima, e fateci sapere se vi è piaciuto il video. E buoni viaggi!